Scusa, mi passeresti i pastelli? No, non quelli, gli altri. No, ma quelli non sono pastelli. Gli altri? No, no, gli altri. Ma lo sapete quali sono i pastelli? Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Rifaccio la domanda: lo sapete quali sono i pastelli? Cosa sono i pastelli? Questa domanda mi è balenata in mente leggendo i commenti dell'ultimo video in cui ho usato i pastelli. Quello sul melograno, per intenderci, ve lo metto tra le schede, lì dove ce l'hai col pallino, vi si apre adesso la slide. I pastelli, questi sconosciuti, chiamate pastello qualunque cosa, ragazzi. Non so chi mi ha detto: Ombretta, mai usato i pastelli a olio o i pastelli a cera? Se usassi i pastelli a olio o i pastelli a cera, direi ho usato i pastelli a olio oppure ho usato i pastelli a cera. Gli unici, inimitabili, inconfondibili pastelli sono questi, quelli sulla cui confezione c'è scritto pastelli. Oggi facciamo un excursus distinguo tra le varie tipologie di pastelli e quali sono i pastelli. E lo dice la parola stessa, i pastelli sono delle paste dei pastelli, delle paste dei listelli fatti di pasta colorati. Pastelli, listelli di pasta, pastelli. Allora, però, i pastelli, per pastelli si intende quindi soltanto, quando si dice uso i pastelli, si intende soltanto quella stecchetta di colore fatta con una pasta in cui risiede del pigmento e della colla, una mestica, molto spesso colla animale. Il pastello si presenta così, un listello di colore, ecco qui, rivestito solitamente da una carta che ci serve per impugnarlo senza sporcarci. Questi sono i pastelli industriali. Poi ci sono i pastelli che vi ho fatto conoscere, quelli artigianali, che ormai anche sono tenuti insieme da una carta. Ve ne faccio vedere uno, questi sono i pastelli, quelli con la P maiuscola, gli Henri Rocher, quindi della Maison du Pastel, e questi sono pastelli ultra fini. Che differenza c'è tra questi e questi? Il pastello industriale, questo è della Ferrario e sono i miei pastelli preferiti in assoluto. Il pastello industriale è un pastello la cui componente è fatta da pigmento di derivazione eterogenea, minerale, chimico, in generale pigmenti e naturalmente colle mestiche che li tengono insieme. Nei pastelli industriali l'industria, le macchine frantumano i pigmenti, le macchine mischiano le colle e mischiano pigmenti a colla e quindi la qualità di tutte le colorazioni varia veramente poco l'una dall'altra. In un pastello artigianale come quello della Maison du Pastel, questo qua, dove i pigmenti sono presi, selezionati e poi inseriti a mano all'interno della colla, quindi colati a uno nella forma, anche l'umidità incide, perché essiccati tipo in cantina, diciamo così, anche l'umidità incide sulla durezza del pastello. Quindi sicuramente per lucentezza, per brillantezza del colore, questi sono migliori, ma per facilità di resa, per omogeneità di utilizzo, per un'unità cromatica armonica su un lavoro, questi sono sicuramente più semplici da utilizzare. Il pastello quindi è quel listello in pasta fatto da pigmento e colla animale, molto spesso colla di coniglio. Cosa diversa è il gessetto, che non è un pastello. Il gessetto invece è fatto da polvere di gesso, un po' di pigmento e acqua. Il gesso fa presa, cattura il pigmento e tac, abbiamo un colore che comunque è sempre imbastardito dal bianco del gesso.
Quello è il gessetto ed è altra cosa. Il pastello invece è quella pasta in cui solamente il pigmento viene rilasciato al momento della stesura e che viene tenuto insieme dal legante. Il legante fa la differenza tra un pastello ed un altro. Quando il legante è una colla molto spesso naturale si hanno i pastelli. Quando il legante è la cera si hanno i pastelli a cera, detti anche colori a cera, e sono appunto questi. Questa è una confezione e questi sono i pastelli a cera di nuova generazione. Questi sono della Pentel, ma ci sono di tante altre marche, sono le pastelli a cera acquerellabili, un due in uno. I pastelli a cera sono anche questi dei listelli tubolari, in cui la pasta è fatta da pigmento e cere. Queste sono cere idrosolubili e quindi sono diluibili in acqua, di conseguenza acquarellabili. Scusate se faccio un rewind. Il pastello semplice, il pastello, anche questo per il 90% dei casi è acquerellabile, perché essendo pigmento e colla animale, nel momento in cui si scioglie con l'acqua diventa una sorta di acquerello e quindi quasi tutti i pastelli, quelli buoni, sono acquerellabili. Se il pastello è buono, il pastello è acquerellabile, diciamo così. Altro tipo di pastello invece è il pastello ad olio. Qui ho sempre quelli della Pentel e si presenta così, tanti listelli colorati dove a tenere insieme il pigmento è l'olio. La differenza tra il pastello, il pastello a cera e il pastello a olio è ovvia. Il pastello naturale è il pastello è secco, pulvirulento, voi lo passate sul foglio e lascia un tratto polveroso sfumabile col dito o con lo sfumino. Il pastello a cera è un pastello grasso che, tracciato la linea sul foglio, lascia fisso il suo tratto, non è sfumabile, grasso, quasi gommoso al tatto. Conosciamo tutti la sensazione di passare la mano su un fondo di pastelli a cera. Sono sovrapponibili e sono graffiabili, perché il pastello a cera è il pastello di transito tra il pastello normale e il pastello ad olio. Il pastello ad olio invece, quando lo immettete su un supporto, rimane quasi bagnato, come se fosse un colore ad olio tenuto compatto da una mestica più dura, ma nel momento in cui col calore della passata si scioglie sul supporto, rimane quasi bagnato, quindi è sfumabile, diluibile con i diluenti per colori ad olio e soprattutto è grasso, ma grasso nella maniera di unto, cioè ha proprio, trasuda proprio l'olio. Quindi certe volte, se non si usa una carta buona, può anche spandere l'olio dal pastello, se questo pastello è molto artigianale. Bene, in generale, quindi il pastello sono tutte quelle paste compatte a listelli che vengono impugnate direttamente in pasta e di solito sono avvolti da un involucro. Il più grande fraintendimento della storia delle tecniche artistiche è chiamare le matite colorate pastelli. Io sento continuamente chiamare le matite colorate pastelli. Le matite colorate non sono pastelli, le matite colorate sono matite colorate, sono mine dure, che non sono sfumabili e quindi non sono pastelli. Sì, sono anche queste delle paste di colore ingabbiate all'interno dell'involucro ligneo, ma non sono pastelli. Ci sono i pastelli a matita, ma si chiamano pastelli a matita, non si chiamano solo pastelli, perché se voi dite voglio una confezione di pastelli, vi viene data questa. I pastelli a matita, tra i pastelli a matita, cioè sono di diversificate tipologie, perché tante possono essere le paste inglobate all'interno della matita, abbiamo per esempio i carbotello, che sono una via di mezzo tra un pastello, un carboncino, sono secondo me un pastello in matita, proprio queste sono i pastelli, matite a pastello per antonomasia.
perché l'idea del carboncino colorato, capite che è una cosa, il carboncino è carbone, di per sé va da sé che il carboncino, la fusaggine è nera, tutt'al più marrone scuro. Quando si parla di carboncini colorati si parla in realtà di o crete o pastelli, quindi o altre paste che sintetizzeremo col nome di pastello. Poi il pastello può avere varie finiture, può avvicinarsi di più al carboncino, può avvicinarsi di più al pastello ad olio e in quel caso il produttore darà una definizione del suo pastello che per esempio nel caso della Stabilo, che vi metto sempre al contrario, ha voluto chiamarlo carbotello perché il tratto che esce da questa matita a pastello è un tratto molto assimilabile a quello del carboncino, che il carboncino rilascia sul foglio. Bene, questi sono i pastelli, quindi da oggi sappiate che il pastello, quando io dico facciamo un disegno a pastello, non dovete prendere le matite colorate, non dovete prendere i pastelli ad olio perché sennò vi avrei chiesto i pastelli ad olio, né i pastelli a cera perché sennò vi avrei chiesto i pastelli a cera. Sicuramente sono quelle stecchette in pasta colorata, ma sono le stecchette in pasta colorata fatte soltanto da pigmento e colla. Quando vi chiederò le stecchette in pasta colorata fatte da pigmento ed olio, vi sto chiedendo i pastelli a olio, quindi se ve li chiederò con la cera, i pastelli a cera. Poi ci sono i pastelli anche a matita e basta. Ah no, veramente c'è un nuovo tipo di pastelli, vi metto la foto da qualche parte, che sono i pastelli in pot, in giarrina, che sono appunto i nuovi pan pastel. Questi sono dei pastelli che vengono prelevati con spumini siliconici e passati, ma sono una generazione molto moderna di pastello, una nuova tipologia di pastello, una via di mezzo tra un pastello e un ombretto per occhi, a me sembra, mentre per quanto sono molto belli, danno dei risultati molto molto belli, ma non so di cosa sono fatti e non so cosa c'è dentro. Nella storia dell'arte in generale, quando leggete di un'opera che è fatta a pastello, sappiate che è fatta di stecche di pigmento e colla. Quando invece leggete che è un pastello ad olio, sappiate che è fatta di oli diversificati, possono essere diversificati oli di lino, miscelati con essiccativi e via e quant'altro, è pigmento. Quindi pigmento più elegante che dà la tecnica. Se è la cera è pastello a cera, se è olio è pastello a olio, se è colla animale è solo pastello. Bene, spero di avervi chiarito un po' queste idee, questi video teorici spero vi siano utili per scegliere con consapevolezza quelli che sono i vostri materiali. Oggi come oggi veramente il mondo dell'arte è pienissimo, saturo di materiali, quando effettivamente basta ben poco per poter creare. L'importante però è individuare in modo consapevole qual è il materiale che più si addice a noi. Non serve spendere tanto per creare bene, serve capire qual è la tecnica che coniuga meglio la nostra creatività. E spero con questo video di esservi stata utile. Se è così, mi raccomando, regalatemi, anzi pastellatemi un bel pollice in su, condividete questo video sulle vostre pagine Facebook, venitemi a trovare su Ombretta e su Due Cuori Una K, i miei altri canali, vi aspetto su Ombretta e su Due Cuori Una K, vi aspetto! E soprattutto vi aspetto sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto. Alla prossima volta, ciao!